Riccardo Cavallero, amministratore delegato dell'Einaudi, direttore generale di Mondadori Libri e al Festival del Giornalismo, e ne approfittiamo per fargli alcune domande sul futuro dei libri, su cui lui ha detto di non avere dubbi in quanto a continuazione. Assolutamente no, il libro continuerà e credo che anche e soprattutto nella forma cartacea continuerà. Il mio dubbio era è legittimo è quali saranno i player, come si dice, gli operatori che saranno presenti fra 10 anni. Credo che nessuno degli operatori che sarà sul mercato fra 10 anni potrà avere una struttura anche lontanamente simile a quella di oggi. Quindi... Ma lei parla dei player come case editrici o di quelli diciamo più recenti che fanno editoria multimediale? No, come case editrici sto parlando, parlo proprio delle case editrici, cioè oggi Mondadori, Rizzoli, piuttosto di Longanesi, Feltrinelli, per parlare delle case editrici che più o meno coprono il 65% del mercato italiano. È imperativo per noi cambiare modo di lavorare, cambiare processi, cambiare struttura, cambiare il modo di pensare, in una parola. Diversamente non saremo presenti. Ma in concreto un'azienda come Mondadori, che lei dice potrebbe non esserci da 10 anni se non fa le cose giuste, cosa in pratica state cercando di fare? Ma cambiare la mentalità, fare investimenti diversi, ad esempio l'investimento in Anobi, che è credo un caso di un investimento in una società che non produrrà mai dei redditi, ma che è un sensore fondamentale, come non lo so, è come comprare dei sensori sismici per sapere se succede un terremoto, quindi cambia il tipo di contatto con il lettore da parte nostra, siamo molto più servizio di quanto lo fossimo prima e dobbiamo cambiare in prospettiva, lavorare sul fronte dei diritti, quindi la struttura dei diritti con cui lavoriamo e pensare di cambiare la tipologia dei ricavi che avremo in futuro, ovvero sia con il digitale non è pensabile che si possa continuare a sviluppare ricavi come si sviluppano oggi, saranno più bassi, più frammentati, probabilmente molti su abbonamento e dovremmo trovare delle nuove linee di ricavo che oggi non stiamo guardando, oggi noi ci occupiamo di fare libri e basta, probabilmente formeremo parte di agglomerati, coopereremo con attività video piuttosto che altre attività distributive, questo credo sarà il cambiamento, l'evoluzione delle case editrici. E voi pensate ci possa essere un pubblico ancora diciamo attento per la lunghezza di un libro con l'attenzione che quello necessita oppure no? E, oppure è solo una profezia che rischia di autoavverarsi tutto questo pessimismo attorno alla lettura seria diciamo? No, sono due aspetti diversi, il problema della lettura è un problema italiano e questo è legato diciamo al sistema educativo ed è auspicabile che possa migliorare, peggiorare è abbastanza difficile che riesca ancora a peggiorare. Da un punto di vista della lunghezza oggi da un certo punto di vista il racconto corto ha avuto una nuova vita grazie al digitale, ma dall'altro vendiamo sempre più romanzi di sopra le 600 pagine, quindi direi che come sempre la qualità, la bontà dell'opera che viene offerta è importante. Quanto meglio è fatto e scritto un libro, quanto più un libro incontra il gusto del lettore, quanto meno è importante la lunghezza. Anzi, normalmente quando si arriva alle ultime pagine di un buon libro si soffre moltissimo perché finisce la storia. Cioè il mezzo e l'abitudine alle tecnologie così non condanna quindi la lettura più approfondita? Anzi, la aiuta perché aumentano la mobilità, la trasportabilità, aumentano le opportunità di lettura. Quindi non è assolutamente, ripeto, il centro, il vertice è sempre il contenuto. Un editore si occupa di questo, di contenuti, di veicolare dei contenuti e a questo noi dobbiamo essere attenti, adeguare le nostre società. La tecnologia non è assolutamente nemica dei contenuti, con questo vogliamo dire che internet porta una soglia di attenzione più bassa, la frammenta e tutto. No, ed è così anche nel caso del giornalismo, si dice oggi che la notizia non è più certificata e tutto. Sono delle fasi oggi di euforia iniziale, ma alla fine la notizia, il valore aggiunto di una notizia ben data, di una notizia centrata sul momento, anche oggi comincia a pagare. Upworthy, ad esempio, è un sito che sta funzionando benissimo.
Lei ha detto che il suo mestiere, il mestiere della Mondadori, è consegnare storie. Poi ha anche fatto un accenno agli scrittori. Ha detto devono cambiare anche loro, devono essere più multimediali. Cioè come sarà lo scrittore di domani? Lo scrittore che nasce oggi, come deve essere? Lo scrittore che nasce oggi sarà profondamente diverso, perché lo scrittore è l'elemento più sensibile che interpreta l'evoluzione della sua società. Gli scrittori che stanno nascendo oggi non riesco a immaginare come saranno, ma sicuramente saranno abituati probabilmente a lavorare con una telecamera a mano, a scrivere su degli supporti che oggi non abbiamo e da utilizzare delle memorie digitali che saranno su un cloud da qualche parte, quindi cambierà completamente il loro modo di lavorare e di scrivere. Ma c'è qua uno scrittore importante. Comunque il libro non te lo pubblico. Un intervento, un'irruzione di Vittorio Zucconi, sempre ben gradita. Sempre ben gradita. No, ma lui. Ricky Cavallero è un grande amico, editore di una casa editrice che ha qualche piccolo difetto, ma è una grande casa editrice comunque. Grande casa editrice che ha pubblicato grandi autori, di cui non faremo i nomi naturalmente. E così abbiamo anche fatto un rientro di Vittorio Zucconi sulla stampa. Quindi sulla mia busiarda, sul mio vecchio giornale, quello che ha mantenuto i miei figli per anni. Grazie, via Marenco 32, adesso non siete più lì, lo so. Va bene, grazie a tutte e due, allora e alla prossima.